Buon pomeriggio a tutti, mi presento, il mio nome è Laura Capelli, sono anch'io docente al Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Chimica, quindi sono una collega dell'ingegner Sironi, infatti lavoro anche io nel suo gruppo al laboratorio olfattometrico e oggi tra le varie tecniche di valutazione dell'impatto olfattivo io vi parlerò di naso elettronico. Lo faccio con grande piacere perché è un tipo di tecnica che mi sta molto a cuore, me ne occupo oramai da più di 15 anni e credo che sia importante parlarne oggi proprio perché è una tecnica che sta acquisendo molta importanza anche in virtù del fatto che, come è stato accennato precedentemente, è ora in fase di normazione, quindi sarà una tecnica che a giorni di fatto rientrerà fra le tecniche normate. Innanzitutto, che cos'è un naso elettronico? Qualcosa vi è già stato detto, io non entrerò sicuramente nel dettaglio, ho riportato qui una definizione molto comune, per cui il naso elettronico viene definito come uno strumento che comprende dei sensori parzialmente specifici ed un apposito sistema di riconoscimento dell'impronta olfattiva che consente di riconoscere odori semplici o complessi. L'idea del naso elettronico è proprio quella, come è stato detto prima, di non fare un'analisi chimica. Questa cosa è voluta, non è una incapacità dello strumento. Perché è voluta? Perché di fatto questo ricalca il funzionamento del nostro naso. Se ci pensate, nel nostro naso, nel naso umano, noi non abbiamo un gas cromatografo, non abbiamo un sensore per l'idrogeno solforato, un sensore per l'ammoniaca, un sensore per la formaldeide. Il nostro naso è dotato di circa un migliaio di recettori differenti che rispondono in maniera diversa a diverse famiglie di sostanze, ma nessuno di questi è sensibile solo a una molecola e non ad un'altra. L'insieme delle risposte e degli stimoli che una miscela di odori produce all'interno del nostro naso costituisce l'impronta digitale di quell'odore che viene trasmessa al cervello e che consente al nostro cervello di riconoscere un odore e di riconoscere l'odore di una mela da quello del letame. Questo, diciamo così, è il principio di funzionamento anche del naso elettronico. Questo restituisce appunto un'impronta digitale dell'odore, della miscela analizzata, che previo un opportuno addestramento può essere riconosciuta e permettere di riconoscere l'odore di mela da quello del letame. Quindi, perché utilizzare un naso elettronico? Di fatto il naso elettronico è ad oggi l'unico strumento esistente specifico per la misura dell'odore. Sì, è vero, esistono gli strumenti analitici chimici, ma non sono specifici per la misura dell'odore, il naso elettronico invece sì. Essendo uno strumento ha il grosso vantaggio di consentire delle misurazioni in continuo. E può essere così applicato per il monitoraggio in continuo degli odori in diverse situazioni, alle emissioni, al confine di impianto e al ricettore. Ovviamente ciascuno di questi utilizzi ha degli obiettivi e delle caratteristiche completamente diverse. Tipicamente l'utilizzo del naso elettronico in emissione può essere utile per effettuare dei controlli di processo e quindi per monitorare delle variabili di processo che possono avere delle variazioni nel tempo e quindi accorgersi velocemente del fatto che si è instaurata una particolare condizione indesiderata, oppure può essere utilizzato a valle di un sistema di abbattimento per valutarne in continuo l'efficienza e quindi accorgersi se a un certo punto il sistema di abbattimento ha smesso di funzionare. Il naso elettronico può essere utilizzato al confine di impianto e in questo caso può permettere di individuare delle condizioni critiche emissive sempre molto rapidamente, in tempo reale, e può essere utilizzato, come vi citerò poi in seguito e in un caso studio, anche come metodo di verifica di quello che la popolazione, in caso di questionari ad esempio, avverte. Voglio dire, se un cittadino segnala la presenza di odori di un determinato impianto presso la propria abitazione, se il naso elettronico installato al confine di impianto nella stessa direzione in cui c'è il ricettore dice che c'è aria fresca, si può presumere che probabilmente, non diciamo per non dubitare della buona fede del cittadino, che vi sia un'altra sorgente interferente che ha fatto sì che il cittadino percepisse l'odore, ma insomma in qualche modo individua i falsi positivi. Il terzo ed ultimo, e direi anche più importante, utilizzo del naso elettronico è quello al ricettore.
Nel caso di utilizzo ricettore, il naso elettronico può essere utilizzato come strumento di valutazione dell'impatto olfattivo, quindi come strumento per la valutazione dell'esposizione del cittadino ad odori. E la, diciamo, il vantaggio di questa tecnica è che può consentire di valutare l'impatto in condizioni in cui la modellazione che ha raccontato prima il collega può, per determinati motivi, essere particolarmente complicata. Mi vengono in mente, ad esempio, quegli impianti per cui le emissioni sono estremamente variabili nel tempo. Si pensi, per esempio, alle aziende farmaceutiche che lavorano su commessa, un giorno lavorano una roba, la settimana dopo lavorano una cosa diversa. Modellare questo tipo di sorgenti è estremamente complicato. Inoltre, il grosso vantaggio del naso elettronico è che è l'unico strumento che consente effettivamente di dire se l'odore che si sente è quello del camino E12 piuttosto che quello del letame, piuttosto che quello del tir che è passato, che mi è passato di fianco in quel momento. Quindi questo è sicuramente un importante aspetto dell'utilizzo del naso elettronico. Quindi può essere utilizzato in situazioni in cui coesistono più sorgenti. Più sorgenti può voler dire, appunto, individuare anche sorgenti interferenti, può voler dire avere più impianti che esistono sul medesimo territorio, quindi la fonderia con vicino la discarica, con vicino l'allevamento, e quindi attribuire l'odore che viene percepito alla discarica piuttosto che all'allevamento, piuttosto che alla fonderia. Ma, e questo lo dico perché credo che sia uno dei vantaggi enormi del naso elettronico, può consentire di distinguere le sorgenti all'interno del medesimo impianto e quindi di discriminare fra loro le emissioni del camino E12 da quelle del camino E10, e quindi di diventare uno strumento gestionale importante per individuare da dove vengono gli odori e quindi per anche eventualmente focalizzare gli investimenti e ottimizzare gli investimenti per la mitigazione delle molestie olfattive. Due parole sulla normativa, perché è importantissimo a questo punto parlare di questo. Uno dei grossi limiti, come è stato detto, del naso elettronico fino a oggi, o meglio fino a ieri, era proprio il fatto che non fosse un metodo normato. Poiché appunto è un metodo che viene utilizzato da diverso tempo, questa cosa era abbastanza strana, per cui in Europa dal 2015 è stato costituito un gruppo di lavoro che include esperti di diverse nazionalità che hanno lo scopo di arrivare a scrivere una normativa tecnica europea sull'impiego dei nasi elettronici per il monitoraggio ambientale, quindi per l'applicazione specifica al monitoraggio degli odori ambientali. In questo gruppo di lavoro, diciamo, il fatto di avere esperti di diverse nazionalità da un lato è un vantaggio, da un lato è uno svantaggio, nel senso che ci siamo resi conto che ognuno portava al tavolo esperienze ed esigenze molto diverse fra loro. E ecco perché dal gruppo italiano è nata la volontà di accelerare un pochino i tempi, premere un pochino il piede sull'acceleratore e uscire al più presto con una norma UNI, perché in Italia di fatto rispetto ai nostri colleghi esteri abbiamo sicuramente fatto nostro il metodo del naso elettronico da più tempo, le applicazioni sul territorio sono tante e quindi abbiamo sentito l'esigenza di scrivere una norma UNI su questo argomento. Perché? Perché effettivamente c'è un po' la giungla in questo mondo, cioè la norma UNI ha lo scopo di mettere un po' di ordine in questa giungla. Ci sono strumenti che costano 1.000 euro, ci sono strumenti che costano 50.000 euro. La norma UNI vorrebbe dare ai gestori di impianto, piuttosto che agli enti competenti, alle ARPA, uno strumento per confrontarli fra loro in funzione della specifica desiderata applicazione. Quindi questa è la prima motivazione. Inoltre, diciamo, la norma ha anche lo scopo di dare qualche indicazione su come utilizzarli questi nasi elettronici, altrimenti ognuno può fare un po' quello che vuole. Quindi proprio perché questi strumenti sul territorio trovano applicazione si è voluto accelerare e uscire con una norma UNI. Questa norma UNI in Italia, tra le altre cose, mi dimenticavo di dire, questa esigenza è sentita moltissimo. Tenete presente che la linea guida del Friuli Venezia Giulia, che è stata citata prima, fra i metodi per la valutazione di impatto olfattivo, oltre ai modelli di dispersione, per prima ha introdotto anche il naso elettronico. Non soltanto, in Regione Puglia sono al corrente di diverse situazioni in cui ad alcuni impianti di trattamento rifiuti il naso elettronico è stato
incluso tra le metodiche di monitoraggio nel piano di monitoraggio e controllo. Quindi è una realtà che già esiste e quindi nasce l'esigenza ovviamente di normarlo. La norma UNI è in fase di inchiesta pubblica che si chiude il 7 di luglio, quindi veramente tra qualche giorno. Dal giorno dopo, fatti i tempi tecnici per farlo uscire come norma, diventa norma nazionale. Quindi stiamo parlando veramente di una cosa che accadrà fra qualche giorno. Fatta questa premessa, vorrei portarvi qualche caso studio di valutazione di impatto olfattivo ai ricettori con naso elettronico, perché come detto è la sua applicazione un pochino più rilevante, almeno sul territorio italiano. Il naso elettronico al ricettore consente una determinazione diretta strumentale dell'impatto olfattivo a casa della signora Maria. E che cosa fa il naso elettronico in pratica? Analizza in continuo l'aria ambiente nel luogo dove è installato, e può essere davvero il giardino, il balcone della signora Maria, volendo. Rileva, fa questa analisi in continuo una volta al secondo, una volta al minuto, e con una frequenza che viene decisa restituisce un risultato in primo luogo per dire c'è odore o non c'è odore, quindi aria fresca oppure c'è un odore. E nel momento in cui c'è un odore, il naso elettronico in tempo reale è tenuto a dirmi di che tipo di odore si tratta, quindi se è l'odore della fonderia o se è l'odore dell'allevamento che sta lì vicino. Lo schema tradizionale di utilizzo del naso elettronico prevede tre fasi: una fase di addestramento dello strumento, una fase di monitoraggio e poi una fase di elaborazione dei dati. Vi riporto qui un caso di applicazione del naso elettronico, devo dire piuttosto vecchiotto, in una fonderia non ferrosa. Ovviamente ho un po' modificato i dati per ragioni di privacy, perché insomma, per ovvi motivi, però insomma era un modo per presentarvi un qualche cosa che fosse attinente al settore che conoscete. Allora, si parte con la fase di addestramento. L'addestramento è una fase fondamentale, 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 potrei ripeterlo in eterno, perché molto spesso questa parte viene sottovalutata. Ci sono, ahimè, ragione per cui il gruppo di lavoro UNI si è sentito in dovere di scrivere la norma, vendono applicazioni in cui lo strumento viene messo lì come se fosse un termometro per misurare la temperatura. Questa roba qua non esiste. Il naso elettronico, se non è stato preventivamente addestrato, e aggiungo da persone esperte, non è in grado assolutamente di dire se c'è un odore piuttosto che un altro. Quindi la fase di addestramento è quella fase in cui si insegna al naso elettronico a riconoscere le diverse tipologie di odore a cui si troverà sottoposto. Quindi che cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna capire quali sono le sorgenti di interesse, quindi le possibili diverse tipologie di odore che lo strumento dovrà monitorare. Nell'esempio che ho qui riportato, la fonderia aveva dei forni fusori, una fase di pirolisi che andrebbe messa prima, che era appunto per eliminare, diciamo, i residui organici dal metallo in ingresso, e poi anche una fase di lavorazione delle scorie. Quindi queste sono le tre macro sorgenti che sono state individuate come diverse tipologie di odore. Ovviamente ciascuna di queste comprendeva più camini, quindi non è necessariamente una classificazione per singolo camino, ma per tipologia di odore. Quindi il naso elettronico è stato istruito a riconoscere queste tre diverse classi facendo un campionamento presso l'impianto e analizzando i campioni con lo strumento. Poi si è passata alla fase di monitoraggio. Il monitoraggio consiste nell'installare lo strumento addestrato da qualche parte. Dove? Dipende. La scelta è una scelta che deve essere fatta concordandola con il gestore dell'impianto, e se c'è un tavolo tecnico, con il tavolo tecnico. Una delle strategie può essere quella di metterlo a casa della signora Maria da cui provengono le lamentele. Il caso in questione l'abbiamo messa proprio a casa del peggior attivista che avevano. Quello che ci fosse stato Facebook si sarebbe scatenato all'epoca. Quindi a casa proprio di quello che era il presidente dell'associazione ambientalista del paese, che tra le altre cose era anche quello che naturalmente abitava più vicino, a onor del vero, all'impianto, e quindi proprio a casa sua, un po' come termometro di quella che era la situazione nel centro del paese, abbiamo voluto installare il naso elettronico. Un'altra scelta potrebbe essere quella di
valutare post modello di dispersione o con uno studio dei venti prevalenti, le direzioni dei venti prevalenti e posizionare il naso elettronico dove ci si aspetta che l'odore ricada maggiormente. Nel caso specifico, durante il monitoraggio, noi abbiamo chiesto, è sempre buona cosa, questo in generale, integrare diverse tecniche fra loro. Questo solitamente consente di acquisire più dati, più informazioni diverse. In questo caso noi ci siamo avvalsi dell'aiuto di questo signore molto attivo, chiedendogli di segnalare lui stesso quando, nel periodo in cui lo strumento era installato a casa sua, lui percepisse l'odore della, a suo parere, della fonderia oggetto di monitoraggio. Salta fuori che nel periodo di monitoraggio, durato alla fine un mese, le segnalazioni di odore da parte del cittadino, sono queste qua in verde, sono state 3. Quindi lui stesso, nello segnalarle, si è reso conto che il problema c'era, ma forse non era poi così drammatico come aveva voluto raccontare all'associazione ambientalista. E di fatto, quello che abbiamo visto in questo grafico, si può vedere in ascissa al tempo, e qui sono le diverse classi riconosciute dal naso, la riga più lunga è quella relativa all'aria neutra, e qua ci sono le varie rilevazioni attribuite alle diverse classi. Quello che abbiamo visto è che in effetti, nei momenti in cui il signore in questione ha segnalato la presenza di odori, il naso elettronico ha confermato queste segnalazioni, quindi effettivamente aveva ben ragione di lamentarsi. Abbiamo anche notato che il naso elettronico è stato più bravo di lui, nel senso che addirittura ha dato una risposta in termini di frequenza superiore a quella del cittadino, quindi dimostrando una grande sensibilità nei confronti degli odori rilevati. Alla fine, si arriva alla fine del monitoraggio, ci si porta a casa il naso elettronico, e a questo punto è arrivato il momento di tirare le somme e di dire ok, e quindi quello che si fa in questi casi solitamente è rappresentare il risultato del monitoraggio come una percentuale di misure nelle quali lo strumento ha riconosciuto, effettivamente ha rilevato la presenza dell'odore. Nel caso specifico, rispetto alla durata totale del monitoraggio, la percentuale di volte in cui lo strumento ha detto qui c'è odore della fonderia è stata il 3,9% delle volte, quindi il 4% è scarso. È tanto, è poco. Ecco, qui continuano a non esserci dei valori guida di riferimento specifici per la tecnica naso elettronico. Tuttavia, così come è stato anche per l'individuazione dei valori guida della linea guida di Regione Lombardia, ci si può ispirare a quello che in Europa qualcun altro ha fatto prima di noi. Per il naso elettronico non esiste nulla. Esistono però dei limiti individuati per altri tipi di tecniche, in particolare la field inspection, in particolare una linea guida tedesca, che dà come limiti di percentuale in cui può essere percepito l'odore un 10% che si riferisce alle zone residenziali o miste, una percentuale che sale al 15%, un pochino più alta se ovviamente ci si trova in zona non residenziale. E qui vedete che, essendo nel caso specifico nel monitoraggio di un mese arrivati al 4%, ci si trova ampiamente al di sotto di entrambi i limiti, e quindi tutto sommato si è in una condizione in cui l'impatto non è nullo, torniamo a dire l'impatto zero non esiste, ma in cui l'impatto è considerato essere tollerabile. E devo dire che questa cosa qui ha avuto un effetto molto molto positivo su tutti i soggetti coinvolti al tavolo tecnico, perché in qualche modo ha tranquillizzato, cioè effettivamente l'odore c'è, quando l'odore c'è il naso elettronico se n'è accorto, ma tutto sommato la questione è sotto controllo. Rispetto a questo schema, e qui andrò molto velocemente perché purtroppo non ho un caso studio applicato a una fonderia, però ci tenevo a dirvi che oggi, ed è quello che tra le altre cose prevede la norma UNI, tra l'addestramento, quindi tra quello che si fa, tra l'istruzione del naso elettronico e la sua installazione in campo, deve essere svolta, e pochi la fanno, ahimè, però deve essere svolta come premessa di un lavoro serio, una verifica di performance dello strumento. Quindi bisogna verificare che l'istruzione del naso elettronico sia stata effettivamente efficace. Cioè, quando io lo metto in campo e questo mi dice che ha sentito odore del forno fusorio piuttosto che della linea di trattamento delle scorie, sono sicuro che effettivamente sia capace di discriminare l'uno dall'altro? Sembra banale, non lo è affatto. E serve una fase specifica per fare questa verifica. Ho un esempio recente di applicazione in una discarica dove abbiamo utilizzato due strumenti molto diversi fra loro, e qui
veramente parliamo di strumenti che hanno un ordine di grandezza di prezzo di differenza. Uno è lo strumento della SACMI, che viene applicato al recettore, è uno strumento molto complesso, con una sensibilità molto elevata, riesce a rilevare effettivamente la presenza di odore anche a qualche chilometro di distanza dalla sorgente. È quindi uno strumento che si presta al monitoraggio presso recettori e che consente effettivamente di effettuare un'analisi qualitativa, quindi di discriminare fra loro diversi odori. Come strumento di controprova, di verifica, abbiamo installato uno strumento semplificato al confine di impianto, il Rubix VT1, che ha una sensibilità ovviamente molto, molto inferiore, quindi va bene appunto al confine di impianto e non al recettore, e questo strumento non è pensato per riconoscere le diverse tipologie di odori, ma semplicemente per dire c'è odore o non c'è odore. Però questa cosa è comunque molto utile, come vedremo. In questo caso le sorgenti, le tipologie di odore individuate sono state 3, biogas, percolato e rifiuto fresco. Solo per dirvi che l'addestramento è stato fatto considerando la diversa applicazione dei due strumenti, e quindi uno strumento è stato addestrato con concentrazioni più elevate, che sono quelle che ci aspettiamo di avere al confine di impianto, quello invece installato al recettore è stato addestrato con concentrazioni di odore molto più basse, che sono quelle che ci aspettiamo di avere invece in aria ambiente. E poi, una volta in campo, sullo strumento utilizzato al recettore si è fatta una verifica di performance. Quindi sono state fatte delle prove in campo con campioni nuovi, quindi non erano ovviamente gli stessi campioni utilizzati per l'addestramento, sarebbe stato barare quello, quindi ci si è procurati dei campioni nuovi che sono stati diluiti entro i range di interesse e sono stati sottoposti al naso elettronico senza dirgli che cos'erano, e abbiamo visto qual è stata la sua risposta. E devo dire che la sua risposta è stata estremamente soddisfacente, perché a fronte delle prove effettuate di verifica ha risposto correttamente per il 97% delle volte, che si traduce per il numero di misure fatte che ne ha sbagliata una. Quindi tutto sommato abbiamo ritenuto che lo strumento fosse sufficientemente affidabile per poter iniziare la fase di monitoraggio. Anche in questo caso poi di fatto il risultato del monitoraggio ha dato un esito positivo, nel senso che anche in questo caso l'odore non era nullo, ma la percentuale di odore rilevato anche in questo caso, vabbè, è un caso, era vicino al 4%. Quello che noi abbiamo fatto con il naso installato al confine di impianto è stato utilizzarlo come controprova di quello che rilevava quello al recettore. Questo è molto importante perché consente di individuare i famosi eventuali falsi positivi e quindi di non attribuire roba che non è della discarica o che non è della fonderia all'impianto, ma di riconoscere se ci sono delle sorgenti interferenti, perché può benissimo darsi che tra l'impianto e il recettore sia passato il camion che puzza e che abbia dato origine ad odori non desiderati. Sì, c'è qualcosa che non vale l'alimentazione, evidentemente. Attaccato. Questa slide l'avete praticamente già vista, volevo concludere appunto sottolineando quali sono i pro e contro del naso elettronico, sono già stati detti, ribadisco semplicemente che uno dei vantaggi grossi del naso elettronico è quello di poter fare delle misure in continuo e di essere l'unico strumento che effettivamente consente di riconoscere le diverse tipologie di odore, quindi di dire questo odore arriva da questo impianto piuttosto che da un altro, o soprattutto di riconoscere da quale parte di un impianto l'odore provenga. Aggiungo, rispetto alle cose che sono state dette prima, che il naso elettronico ha in generale, almeno nell'esperienza che abbiamo fatto noi in questi 15 anni, un effetto psicologico molto molto positivo sulla popolazione, perché chiaramente l'attivista scatenato che si vede con lo strumento installato a casa propria in qualche modo si sente tutelato, perché dice stanno facendo qualcosa effettivamente per monitorare il problema e non mi ingannano, perché lo strumento è a casa mia. E quindi in qualche modo in tutta la fase, diciamo, di discussione che in genere viene avviata quando ci sono delle situazioni di molestia olfattiva, abbiamo riscontrato un effetto psicologico davvero molto molto positivo, che ha portato in molti casi alla risoluzione del problema. Chiaramente gli svantaggi ci sono, gli strumenti sono complessi, devono essere utilizzati da persone competenti e soprattutto, per tornare al fatto di non farvi truffare, il naso elettronico non sostituisce l'analisi olfattometrica. Quindi, che sia chiaro, quando anche vi decideste di dotarvi di un naso elettronico perché ve lo comprate o perché decidete di utilizzare, di fare una campagna di monitoraggio di 2 settimane o un mese, scordatevi
di credere a coloro che vi dicono: ah, questa roba qua sostituisce l'analisi olfattometrica, perché per addestrare il naso elettronico e per verificare le sue performance l'analisi olfattometrica, o comunque un laboratorio olfattometrico attrezzato, serve comunque. Concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Qui ho messo una foto del gruppo che mancava, correttore, il magnifico. È stato archiviato il caso, perché è deceduto. No, a parte gli scherzi, c'è stato questo monitoraggio che vi ho presentato. In realtà era già un secondo monitoraggio condotto a valle di un primo in cui l'odore era un pochino più alto. L'azienda ha fatto delle migliorie, si è rifatto un secondo monitoraggio e effettivamente l'impatto è stato ridotto ed era sceso, mi sembra, dall'8-9%, che comunque era sotto il 10% del primo monitoraggio, a circa il 4% del secondo. Di fronte a questi risultati devo dire... No, che la cittadinanza si è tranquillizzata. No, è che mi è capitato di riparlare con... Siccome questo signore, quando andavamo a raccogliere... La racconto perché fa ridere, scusate se perdo due secondi. Sì, ci amava tantissimo. Anche te, smetti. Tutte le volte che andavamo da lui, siccome era un po', era un contadino, ci dava le uova fresche, ci faceva la torta, eccetera. Quindi quando mi è ricapitato di rincontrare qualcuno della fonderia, ho detto: ma come sta il signor? Ah, purtroppo è morto, ci sono rimasta un po' male, devo dire. Però è una cosa recente. No, comunque effettivamente il monitoraggio ha dato un riscontro anche in termini di riappacificazione della situazione molto, molto, molto positivo. Grazie. C'è una domanda là. Prego. Una cortesia, prima ho sentito che ha parlato più volte di analisi al confine dell'impianto. Sì. Nel caso della discarica, va bene, che è ovvio. Nel caso di una fonderia in cui le emissioni potrebbero arrivare dai camini, l'analisi di confine come viene fatta? Nel caso di una fonderia non proporrei un'analisi al confine, cercherai prima con un modello di dispersione di andare a vedere qual è il punto più vicino dove mi posso aspettare che l'odore effettivamente arrivi. Diciamo che l'analisi al confine però è proprio utile in quei casi in cui i camini non ci sono, quindi è qualcosa che noi proponiamo più efficacemente o nel caso di scarico o nel caso di impianti di depurazione acque, perché anche lì effettivamente è una... Diciamo, anche perché non c'è la emissione, nel caso della fonderia sarebbe propensa se c'è un camino preponderante un'analisi all'emissione, non al confine di impianto. Viceversa, appunto, in una discarica questo non è possibile perché invece un punto di emissione non si può individuare. Quindi diciamo che sono anche due alternative che dipendono dal tipologia di impianto che si va a esaminare. Ma sono strumenti fissi, strumenti importanti? Dipende. Ne esistono varie versioni. Quello che vi ho fatto vedere da confine di impianto è una macchinetta che pesa quanto il mio PC, direi, quindi veramente un aggeggino piccolino, portatile, molto comodo. Quello da ricettore, non, diciamo, si può spostare, ma per farlo serve qualcuno piuttosto forzutello, perché pesa qualche decina di chili, quindi non è una roba che ti porti a spasso così. Esistono degli strumenti portatili che vengono venduti e sono delle macchinette grosse, non so, è come una scatola di scarpe, ecco, di quelli onestamente mi sentirei di dire diffidate, perché non, in generale in una scatola di scarpe non ci può essere una tecnologia che vi consenta di avere delle informazioni affidabili. Allora a quel punto lì tanto vale usare un feed, tanto vale utilizzare un sensore specifico o un feed che vi dice se da qualche parte c'è una perdita, perché è quella più o meno l'applicazione che si può fare. Quindi però diciamo che mi auguro che con l'entrata in vigore di questa norma UNI un po' di chiarezza venga fatta, perché a questo punto verranno specificati molto bene i limiti di ciascuna tecnologia. Prego. Volevo portare un'altra testimonianza per la quale credo che siano stati utilizzati anche lì i nasi elettronici.
per decidere se l'odore era imputabile a quale attività. In una area in cui insistevano 5 attività IPPC, un termovalorizzatore, una nostra fonderia associata, un raffinatore e 2 industrie chimiche, uno che faceva vernice e l'altro che faceva delle altre cose, è stato segnalato un problema di odore nel paese che era, diciamo, a ridosso dell'area industriale, e non si capiva chi dovesse. Allora, nelle AIA di queste aziende, la prima è stata la nostra fonderia, poi la fonderia assistita dall'Assofond ha preteso che fosse inserita anche nelle altre, perché non è che la fonderia, perché era la più piccola, dovesse pagare l'indagine. È stata fatta un'indagine che ha fatto il Politecnico di Milano, che ha durato un anno, quindi è stato fatto sia il periodo estivo che il periodo invernale, andando a stabilire l'impronta olfattiva delle singole attività e poi facendo i monitoraggi, e alla fine si è capito che la principale causa era un'attività che non era la nostra fonderia, ma tanto per non far nome era il raffinatore, e quindi il raffinatore poi ha fatto una serie di interventi per minimizzare quello che era l'impatto, per cui alla fine si è diciamo stabilito quale attività fosse colpevole, tra virgolette, della segnalazione che oggettivamente veniva fatta. E quindi anche in questo caso qui è servito per discriminare e capire quale effettivamente fosse stato il problema. No, ah sì, sì. Certamente, per fare un lavoro come si deve, serve ovviamente la collaborazione delle diverse aziende. Infatti, proprio in quel caso era stato istituito un tavolo tecnico, tutte le aziende avevano dato la loro disponibilità a collaborare e avevano pagato anche per ciascuna per la loro parte, per la parte di monitoraggio e per la parte di analisi olfattometrica che era servita proprio per addestrare gli strumenti. Quindi sono fatte delle campagne di analisi olfattometrica specifiche, quindi si va a ogni singolo cammino, e in quel caso lì può valer la pena anche di considerare le emissioni diffuse, qualunque punto dove, dal quale si ritenga possa derivare un'emissione odorigena, e con questi campioni si addestra lo strumento. Poi si può decidere di raffinare l'addestramento in più modi. Diciamo che solitamente si consiglia di non andare oltre le 4-5 classi di odore diverse, perché altrimenti poraccio pure quello fa confusione. Statisticamente, se si chiede di distinguere fra 25 cose diverse, non gliela fa. Mentre fra 4-5, con un buon addestramento, effettivamente la classificazione è buona. Quindi in questo caso non si era andati nello specifico a determinare la sorgente della singola azienda, ma l'addestramento era stato fatto azienda per azienda. Esatto, esattamente. Scusi, ma quindi in questo caso voi avete fatto, chi ha fatto l'addestramento? Noi. Avete praticamente addestrato lo strumento, diciamo così, semplificando, con 5 odori diversi. Esattamente. Sì. Sì, sì, esattamente. E l'avete fatto voi? Sì. Come Politecnico di Milano? Sì, 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 sì. No, no, come Politecnico di Milano. Noi abbiamo... E diciamo che sono finiti i tempi in cui l'università è chiusa dentro a fare ricerca. Ormai l'università è fuori e cerca, prova... e prova a risolvere anche quelle che non mi spiego perché non è nessun conflitto di interesse. Noi abbiamo il nostro laboratorio, fa servizio di analisi olfattometrica, naso elettronico, modelli di dispersione, field inspection, tutto quello che serve. Come Politecnico di Milano abbiamo fatto questo lavoro e credo che sia anche disponibile da qualche parte pubblicamente. Credo che sia pubblicato. Bene, passiamo adesso alla parte...